Bentornati a tutti sul mio canale. Per la sabata di oggi utilizzerò la mia crema da barba preferita, la Taylor of Old Bond Street, in questa fantastica versione, la St. James Collection. È una crema di un'eleganza, ha un profumo di un'eleganza unica. Poi utilizzerò il Ledwin Jagger che vado subito ad armare con le lamette Derby Extra e quindi delle lamette che tutto sommato vanno bene, sono adatte a qualsiasi rasoio e per una sbarbata vanno ottimamente. Più di una sbarbata, no, provai una volta a fare la seconda sbarbata con le Derby, ma grattavano, eh? Quindi non sono lamette performanti per tante, diciamo, per una doppia sbarbata, ma per una sbarbata singola vanno in maniera egregia. Ecco qui, armato l'Edwin Jagger, posso procedere a inumidire il viso. Allora, poi preleverò con il dito un pochetto di crema Telo e la vado a inserire nel ciuffo del Simpson Trafalgar T3. È davvero una crema, veramente la mia preferita, perché è delicata, è protettiva, è straordinaria, è di un'eleganza unica. Andiamo un po' a idratare. Molto bene. Che crema fantastica. Andiamo anche a chiudere il vasetto perché è fantastica questa Taylor. Ok, adesso andiamo con l'Edwin Jagger armato di Derby Extra.
Ecco qui. E alla prima passata ha già tolto praticamente il 90%, eh? Andiamo a risciacquare. Andiamo di contropelo. Ecco qui, direi proprio perfetto. Verifichiamo adesso se con l'allume sentirò qualcosa oppure, ma credo che sia andata proprio bene. In maniera ottima, la protezione che assicura una crema come la Tobba è il non plus ultra, eh? È davvero il non plus ultra. Intanto risciacquo il pennellino. Quando si utilizza una crema del genere, veramente è un altro discorso, un altro pianeta.
Anche il rasoio, il Edwin Jagger con le derby extra si è comportato in maniera egregia, però la grande qualità della Taylor ha il merito principale. Questa è una crema veramente che non trovo neanche poi costosa, perché alla fine 13-14 euro l'ho pagata, ma sono 150 grammi, dura un sacco di tempo. Ma regala veramente il piacere di farsi una sbarbata elegante, protettiva, veramente è la mia preferita. Allora vado a risciacquare il volto. Allora, vado a usare un dopobarba fresco, il Pino Silvestre, veramente un bel dopobarba. Questi tempi ci vuole una sbarbata fresca, quindi chiudere la sbarbata con un dopobarba fresco è di obbligo, eh? Quindi una bellissima sbarbata, sento il volto rilassato, la pelle perfettamente, c'è un BBS perfetto, tutto merito di questa crema straordinaria che veramente secondo me non ha paragoni, non ha confronti con nessun'altra. E per il video di oggi è tutto, di nuovo una buona giornata a voi tutti e ci vedremo per una prossima sbarbata.